Buongiorno amici di Quotidiano Net. L'Italia dunque ce l'ha fatta, è riuscita a conquistare la finalissima dell'Europeo. Giocherà la finalissima appunto a Kiev contro la Spagna, con la possibilità dopo 44 anni di tornare a vincere un campionato d'Europa. Ma facciamo un passo indietro, torniamo alla vittoria sulla Germania, contrassegnata da un grande Balotelli, autore di una doppietta, è già stato soprannominato dalla stampa spagnola l'Hulk azzurro, dopo quella sceneggiata che ha fatto con i suoi muscoli togliendosi la maglietta. Di tutto questo, della partita, parliamo con il nostro Alessandro Fiesoli, inviato di Quotidiano Nazionale, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Allora, una serata ancora una volta magica e un'Italia davvero fenomenale, Alessandro. L'Italia ha sbriciolato la Germania, il senso della partita è stato questo, l'ha sbriciolata con l'intelligenza, con la personalità, dimostrandosi squadra più consistente nel momento della verità. I tedeschi sono partiti molto bene, il primo quarto d'ora è stato infernale per gli azzurri, con il salvataggio dell'uomo della provvidenza Pirlo sulla linea di porta, un quasi autogol di Barzagli sul rimpallo con Buffon. L'Italia era partita sotto ritmo, subito aggredita, e nei primi 15 minuti ha sofferto molto. Poi c'è stata la scossa, il primo a dare la scossa è stato Montolivo, che secondo me ha fatto un'ottima partita. E guidati da Pirlo, ecco, l'Italia ha ripreso, è bastato che superasse la metà campo per mettere pressione sulla difesa tedesca. L'abbiamo visto subito allo stadio, non appena l'Italia ha cominciato a creare qualcosa, dietro, i due dietro, Bastuber e Hummels in particolare, ma Boateng è stato assolutamente scherzato per tutta la partita da Cassano, secondo me a Boateng gli sono venute le allucinazioni alla fine. Non hanno più trovato un modo per loro rassicurante di affrontare l'attacco dell'Italia. E il primo gol, devo dire, l'intesa Cassano-Balotelli, il cross, il colpo di testa, è stato un bel momento di calcio, è stato proprio un inno al calcio. Ma io, insomma, grazie anche a te, Beppe, ne avevamo parlato nei giorni scorsi sempre di quest'Italia, e mettendoci la faccia, almeno nell'edizione, nella nostra edizione online, l'avevo sempre detto che la squadra è in crescita e che c'era soprattezzare moltissimo questa vocazione al gioco della squadra, che io onestamente, se i valori dell'Italia di Lippi, i valori individuali erano superiori, perché c'erano tre o quattro giocatori da Cannavaro e Del Piero, insomma, c'erano dei valori superiori dal punto di vista individuale, però come capacità di stare in campo, come soprattutto bellezza del gioco, pienezza del gioco, un'Italia così forse non l'abbiamo mai vista, forse bisogna risalire a quella del 78 di Berzot, ma se si parla di qualità del gioco, Prandelli ha fatto un autentico capolavoro. Ecco, io sono perfettamente d'accordo con te, Alessandro, e sottolineo però la singolarità degli equilibri di questo centrocampo, che forse è un po' la forza motrice di tutta la squadra. La grandezza di Pirlo è fuori discussione, non a caso lo stanno candidando anche al pallone europeo. E poi pallone d'oro. Giocatori al pallone d'oro, giocatori importanti come Marchisio, come naturalmente lo stesso Montolivo e come De Rossi soprattutto, che costituiscono un nervo importante per la squadra perché uniscono le qualità fisiche e naturalmente a delle doti di palleggio, una visione di gioco importante. Sì, questo per capire un po' come nascono le idee di gioco di Prandelli, ricordo che la figura del doppio regista, che ora lo si può individuare per esempio in questa nazionale, prima in Pirlo e in Thiago Motta, ora in Pirlo e in Montolivo, però ieri sera non a caso quando ha sostituito Montolivo ha inserito di nuovo Thiago Motta e Moncherino, perché dicevo la figura del doppio regista, Prandelli ce l'aveva già nella sua Fiorentina quando giocava con Liverani e Montolivo e sembrava quasi un rischio tattico perché la preoccupazione era quella che il centrocampo perdesse in fase di contrasto e di ritmo, e invece è il suo modo di vedere il calcio, avere giocatori, Bernardini li chiamava giocatori a piedi buoni, e bisogna rifarsi con Prandelli alla tradizione migliore del calcio italiano,
Bernardini compreso, giocatori che sanno giocare, che permettono il palleggio, il possesso palla e che danno proprio un'anima tecnica alla squadra. Quindi la tua osservazione è giustissima e te la argomento, ecco, ricordando questa formazione calcistica di Prandelli. Ecco, ancora una cosa, adesso è inevitabile proiettarsi sulla finalissima contro la Spagna. Abbiamo visto una Spagna abbastanza incerta, sottotono, contro il Portogallo, che aveva naturalmente usato tutte le armi tattico-strategiche per fermare gli spagnoli. L'Italia ha già alle spalle un pareggio e anche l'unico gol segnato alla Spagna lo ha firmato Di Natale, nonché un successo in amichevole della scorsa stagione. E pensi davvero, Alessandro, che se l'Italia riuscirà a replicare le partite fatte con Inghilterra e Germania in particolare, l'europeo possa essere nostro? Guarda Beppe, su questa sulla tua domanda ci aggiungo una considerazione mia. Se ci fai caso, se i nostri ascoltatori ci fanno caso, nell'Italia non ci sono giocatori che hanno fatto la Champions, non ce n'è neanche uno, perché la base juventina, più ci mettiamo Balotelli e Cassano, che però, se lo sappiamo, è stato fermo 6 mesi. E questo secondo me un aspetto interessante, perché la Germania, la Spagna sono pieni di giocatori che sono arrivati fino in fondo alla Champions, no? Quelli del Bayern o quasi in fondo, Real Madrid, Barcellona, e che anche i tedeschi ieri hanno avuto un gran ritmo, però quando si trattava di raccogliere, di alzare ancora di più il ritmo, non ce l'hanno fatta. Cioè fisicamente l'Italia ha retto il confronto con i tedeschi meglio di quanto si pensasse o di quanto si temesse la vigilia. E questo oggi proverò, anzi lo chiederò anche a Prandelli nella conferenza stampa di oggi pomeriggio, questo è un fattore da tenere presente anche per la finale. C'è un fatto di freschezza fisica e mentale e voglia, perché la Champions, che è logorante, lascia delle tossine sia fisiche sia mentali. Bayern non a caso, insomma, nella Germania ce ne sono 5-6 del Bayern. Bayern frustrato in casa dal Chelsea, è stato di nuovamente frustrato di nuovo ieri sera dall'Italia. E nella Spagna, io ho visto la partita in Portogallo, mi è sembrata una squadra abbastanza stanca, sia di gambe sia di testa. Si vedeva che non aveva l'aggressività allo slancio. Detto questo, è la Spagna che ha preso un gol in tutto l'europeo, quindi la partita sarà equilibratissima. Dovendo fare un pronostico, io dico 51 Spagna e 49 Italia, perché l'illusione potrebbe essere la peggiore, certo, rischio peggiore, proprio considerando che loro in difesa sono molto forti per ora e che i giocatori, per darti una fregatura là davanti, ce l'hanno sempre. Però certo, gran finale, poi una finale, ma chi l'avrebbe mai detto che l'Italia di Prandelli, uscita dagli scandali, dai limiti, dai problemi del calcio italiano, con un certo scetticismo intorno, con poca voglia di esporsi da parte di buona parte della critica, dove è arrivata in finale contro la Spagna entusiasmando, perché quello è il punto, non è che ci è arrivata in modo speculativo salvandosi con dei rimpalli sulla linea di porta o con una difesa, entusiasmando e appassionando tutti per il suo modo di giocare. Ecco, soprattutto l'Italia ha dato una sensazione di fare un europeo in crescendo, ed è quello che ci auguriamo che continui fino alla finale compresa. Con un'ultima osservazione rapidissima, Alessandro, mi pare che la Spagna sia carente, soprattutto anche per le scelte dell'allenatore, di capacità in attacco, cioè di attaccanti veri, no? Al di là naturalmente dei fuoriclasse che ci sono, trequartisti, fa molta fatica sia Torres sia le altre punte che sono state proposte. L'Italia forse adesso ha davvero delle carte importanti da spendere in attacco. Sì, certo, Balotelli ora è in trance agonistica, anche ieri sera era stato, devo dire, questa volta, a differenza della prima partita con la Spagna, non ci ha pensato molto quando si è trattato di tirare, ha fatto partire una folgore, quindi Cassano sarà recuperato,
Ma l'Italia dietro, per esempio, secondo me una grande sorpresa di questo europeo è Bonucci, che sta giocando veramente, come ho scritto, sembra il Materazzi del 2006. Quindi l'Italia è strutturata per battere la Spagna. Su questo, e io credo, voglio fare un pronostico, che l'uomo decisivo sarà Marchisio, perché è da tanto e mi aspetto un gol da lui. E ancora non l'ha fatto, ma puntiamo su Marchisio. Molto bene, grazie ad Alessandro Fiesoli. A te Beppe, a tutti. Ai prossimi appuntamenti con il calcio.